Riccardo Sottil e Filippo Melegoni. Al momento sembrano queste le alternative sulle quali sta lavorando l'allenatore Beppe Pillon per la sostituzione dello squalificato Manuel Marras. Dunque, nella trasferta di sabato al Tombolato di Cittadella, il Pescara non cambierà veste tattica, ipotesi tra quelle paventate dallo stesso Pillon nel dopogara con lo Spezia. Si va avanti con le certezze acquisite dalla squadra nell'ultimo mese, col 4-3-1-2. Sottil sembra favorito. Il tecnico di Preganzol sta conoscendo il giocatore, arrivato in prestito dalla Fiorentina a gennaio. Ne apprezza le qualità, delle quali ha anche parlato nell'ultima conferenza stampa pre-Spezia. Anche Sottile è un giocatore, secondo me, che può dire la sua, un giocatore che ha gamba, è veloce, è bravo in uno contro uno, vede la porta. Perciò è un giocatore che sto scoprendo e che ha delle qualità importanti. Certo, Sottile al momento ha pochi minuti giocati in biancazzurro, lo scampolo finale di Crotone, e nel caso sarebbe la prima da titolare. Con lui l'interpretazione del ruolo sarebbe ben più offensiva, qualora Pillon decidesse di mandare in campo un trequartista meno spregiudicato nelle attitudini, allora toccherà a Filippo Melegoni, finora sempre impiegato nel ruolo di mezzala. Questa soluzione garantirebbe una maggiore attenzione sul vertice basso altrui, Iori, fonte di gioco del Cittadella, ma priverebbe di un'alternativa in corso d'opera per il centrocampo, viste le concomitanti assenze di Brugman e Canutè. Le ultime sedute al Poggio saranno utili non solo per operare questa scelta, ma anche per capire se Ugo Campagnaro sarà del match. Balzano non ci sarà, le condizioni di Del Grosso sono in gran miglioramento, se il Toro di Moron non ce la dovesse fare, allora linea fatta con Ciofani, Gravillon, Scognamiglio e Del Grosso. Altrimenti Campagnaro al centro, Ciofani, Del Grosso e Gravillon a contendersi i posti da terzino. Sul fronte Cittadella, oltre agli squalificati Frare e Settembrini, il tecnico Venturato dovrà rinunciare anche a Ghiringhelli. Sta meglio Pasa, che dovrebbe recuperare al pari degli attaccanti Scappini e Panico, anche se è probabile la conferma del trio con cui il Cittadella ha vinto le ultime due partite contro Lecce e Brescia. Schenetti trequartista alle spalle di Finotto e Moncini, due che hanno fatto male al Delfino. Finotto segnò il gol partita all'andata quando il Delfino perse la prima gara del campionato. Moncini risolse uno scoppiettante Cesena Pescara dello scorso torneo pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. Direzione di gara affidata a Pezzuto di Lecce, con cui il Pescara ha un bilancio di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Quest'anno Pezzuto ha diretto Pescara-Venezia 1-0, gol partita di Brugman, ma molti tifosi ricordano il rigore concesso nel 2015 al 95esimo al Vicenza, fallo di Torreira supinato, che costò la vittoria al Pescara di Oddo. Finì 2-2. Col fischietto salentino, bilancio in rosso per il Cittadella. 1 vittoria, 1 pareggio, 3 sconfitte e nessuna direzione stagionale.